Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi faccio vedere un haul di Action. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ho preso un sacco di cose carine. E allora partiamo. Allora, ho speso in totale 27,03 euro. E vi faccio vedere subito le cose mangerecce perché le abbiamo già assaggiate. Sono già aperte. Se aspettavo ancora un po', finivano. Quindi partiamo da queste. Ho preso queste qui, apple cake, queste tortine con una specie di marmellata alla mela dentro, sono buonissime. Dietro c'è scritto in italiano, vediamo cosa c'è scritto. Biscotti alla mela solo c'è scritto. Comunque sono buonissime, non sono, certo, sono dolci, ma non tantissimissimo. E la pasta frolla non è asciutta, è bella morbida e costano pochissimo, mi sembra 1,19 euro, se non sbaglio, sì. E sono 300 grammi, sono 6 tortine, ne ho già mangiate due, le ho mangiate io perché Alex non è tanto da dolci, ma io sì. E quindi super consigliate, la prossima volta che vado le prendo di nuovo. Poi queste le metto qui. Poi ho voluto provare questi qui, che sono quei biscotti americani, i Reese, non so come si chiamano. Comunque questi qua sono col cioccolato bianco. E poi c'è il burro d'arachidi, nocciolini. Buoni anche questi. Qui ce ne è 4, sono grandi così, non sono tanto grandi. Costano 1,49 euro, ne abbiamo già mangiato uno per uno. Buoni anche questi, però sono questi parecchio dolci. Poi, allora, ce l'ho qui. Ho voluto provare queste cialde per la macchinetta del caffè. Sono 36 cialde, intensità ci sono 5 pallini. Vedremo come sono. Della Palazzo. E sono costate, vediamo, 2,69 euro, 36 pezzi, 250 grammi. Poi, vado un po' a caso. Ho preso di nuovo questi bastoncini di zucchero che avevo già preso anche l'anno scorso e li uso per fare i regalini perché praticamente quest'anno, come l'anno scorso, faccio io i sacchettini di raso, li cucio io e i regalini li metto dentro i sacchettini di raso e poi ci metto un bastoncino di zucchero legato intorno per tenere chiuso, cioè metto un nastrino per tenere chiuso il sacchettino e leggo anche un bastoncino di zucchero. Mi sembra un'idea carinissima e stanno molto bene. Questi pagati mi sembra 1,19 euro, sì. Poi, cosa prendiamo? Prendiamo questo. Ho preso della neve finta perché vorrei fare una prova. Allora, ho comprato l'altra volta che sono andata da Action gli alberelli, quelli natalizi, tipo alti così, più piccoli, più grandi, e voglio provare a incollarli su un pezzo di legno e poi metterci della juta intorno e le lucine e spruzzarci anche un po' di neve finta sul pezzo di legno, quindi l'ho presa. Questa è pagata 1,99 euro. Poi un rotolo di carta vetro della grana 100, sono 12 cm di altezza per 5 metri. Questa qui mi serve sempre. Pagata, non me lo ricordo. Vediamo. 1,35 euro. Poi un paio di forbici. Ne ho già un altro paio di Action e vanno abbastanza bene. Pagate 70 centesimi e qualcosa, se non sbaglio. Vediamo. Non lo trovo. 72 centesimi. Poi. Oh, che cadono. Ho preso questi tronchetti che me li posso fare anch'io tranquillamente con la troncatrice, però per quello che costavano già fatti erano molto più comodi. Pagati 99 centesimi. Non so ancora per cosa li userò, ma qualche idea mi verrà in mente. Volevo già prenderli da un po', li ho trovati e quindi li ho presi. 99 centesimi. Poi ho preso un boccetto di olio di ricino
Non so che cosa si veda. Questo qui ha 6 mesi di PAO e sono 150 ml. Vediamo un po' perché non l'ho ancora tirato fuori. Ha un boccetto di plastica. Questo qui lo uso per fare i burri di cacao che mi faccio io in casa. Magari intanto voglio farli come regalini di Natale, i burri di cacao, e magari vi faccio un video così vi faccio vedere la mia ricettina intanto. Qui c'è scritto 100% naturale. Vediamo un po'. Olio di ricino nutre e aiuta a prevenire la disidratazione della pelle e dei capelli solo per uso esterno. Poi dice come utilizzarlo sulla pelle e sui capelli. Vediamo quanto l'ho pagato. Allora, olio di ricino 150 ml, 2,79 euro. Poi ho preso delle chicche, delle cosine beauty, ma le lascio alla fine. Poi ho preso due tazzine molto carine, queste qui. Una azzurra, ora ho la luce della ring light, non so cosa si veda di colori, ma è una grigia. Sono carinissime, queste per bere il caffè latte. Sono, mi sembra, 250 ml. Sì, 250 ml. Pagate meno di 1 euro, sono sicura. 92 centesimi, super carine. Poi vediamo di non romperle subito. Allora, ho fatto un po' di scorta di maschere per il viso perché erano in offerta. Quelle che costavano di più, ora non mi ricordo, comunque quelle che costavano di più venivano 79 centesimi, ma ce n'erano solo due, mi sembra, da 79, e tutte le altre le ho pagate 59 centesimi, quindi non potevo lasciarle lì, ne ho prese un po'. Allora, ho preso questa qui al bambù, così, Made in Corea. Queste maschere sapete che mi piacciono un sacco. Sono super imbevute, il tessuto è bello morbido e costano veramente niente, sono fantastiche. Poi, questa qui con estratto di vino e derivato del retinolo, dovrebbe essere, ecco, questa. Poi, questa qui al miele, che mi ispirava troppo. Poi, questa al caviale, che l'avevo già presa e mi era piaciuta. Sempre della stessa, diciamo, marca, questa all'uovo. Poi questa al tartufo, anche lei l'avevo già presa. Non odora di tartufo, è un profumo buono, anche se a me il profumo di tartufo piace comunque. Poi questa al melograno e acido ialuronico. Così. Questa all'avocado e niacinamide, ne ho prese un po', adesso le conto, ma mi sembra che ne ho prese una decina. E poi questa con estratto di rosa e vitamina C, eccola qua. Vediamo un po' quante ne ho prese. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maschere, per un po' ne ho ancora un po' in scorta, ma a quel prezzo non potevo non prenderle. E poi ho voluto provare due cosine di beauty che adesso, se riesco, vi apro e vi faccio vedere. Ho preso questo illuminante qui, non so se si vede il colore, mi sa che non si vede niente. Comunque, il numero 163 Ciechi Orange. Adesso avevo preso le forbici. Eccole qua, anche se le ho anche comprate le forbici. Lo apriamo e vediamo com'è, che sono troppo curiosa. Perché ho visto un video su YouTube di una ragazza che parlava veramente bene di questi trucchi. E allora ho detto, ma sì, proviamo a prendere qualcosina. Anche perché hanno dei prezzi veramente piccolissimi. Il blush l'ho pagato 99 centesimi. E mi sembra che ci sono anche i brillantini in mezzo. Non credo che si veda niente, ma proviamolo. Wow, bello, è sbrillantinoso. Dov'è? È qui. Non lo so se si vede, ma è super carino. Certo che l'ho messo anche in un punto che non è facile vederlo. Comunque, pagate
pagato 99 centesimi. Poi ho preso un liquid lipstick 356 blush, questo qui. E vediamo, apriamo anche questo. Intanto voglio poi metterle in uso queste cosine, quindi le apriamo. Non vedo l'ora di provarle. Allora, adesso magari lo metto in un posto sulla mano che lo vedete meglio. Vediamo. Wow, bello il colore! Bellissimo, guardate che carino. Niente, non ce la faccio a metterlo in un punto che si vede. Aspettate. Riproviamo. Riproviamo. È super bello. Solo che con queste luci non si vede niente perché... Ecco, forse adesso un pochino si vede. Molto carino. Proveremo se secca le labbra o no. Poi, ho preso, già aprivo, questa palettina numero 517 Desert Night. Questa qui, questi colori autunnali. Pagata 99 centesimi anche questa. E invece il rossetto l'ho pagato 1,11 euro. Controlliamo la palette. Non la trovo. Sì, comunque l'avevo pagata 99 centesimi questa piccola. E vediamo un po' com'è. Sono molto contenta. Ho preso un sacco di cose e ho speso veramente pochissimo. Allora, vediamo di aprirla. C'è il suo pennellino anche, questo cosino qua. Guardate che belli i colori. Vediamo se riesco a farveli vedere sulla mano. Allora. E poi ho preso un'altra palettina super carina. Con colori più estivi, però molto bella. Ecco. Non lo so che cosa si veda, ma sono questi qui i colori. E poi, va bene, io mi pulisco tutti i pantaloni. Questa qui, non ho preso neanche dei fazzolettini, ma da pulirmi le mani, ma fa niente. Questa qui, che però adesso direi che non la apro perché viene troppo casino farvi vedere tutti i colori. Guardate, che bei colori e anche il suo specchietto. Bellissima. Questa pagata 1,99 euro e guardate che carina con le angurie, le fette di angurie intorno. E non vedo l'ora di provare tutte queste cosine. Niente, la borsa è vuota, finito, vi ho fatto vedere tutto. Mi raccomando, vi ricordo se il video vi è piaciuto di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao ciao, alla prossima!